Trapani si affronta con una mentalità giusta, con l'atteggiamento perfetto, dove sicuramente non dobbiamo sbagliare l'approccio per cercare assolutamente di fare una grandissima prestazione sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda il discorso della squadra, ha lavorato bene come sempre durante la settimana, capendo che comunque a Messina abbiamo commesso degli errori che sono stati fatali nella sconfitta. Però c'è stata una grandissima reazione a livello anche morale, di dinamismo sotto tutti gli aspetti da parte dei ragazzi nell'affrontare l'allenamento e per cercare assolutamente di resettare subito la sconfitta di Messina. È il nostro lavoro, noi dobbiamo cercare, indipendentemente dal discorso di vittoria, sconfitta o pareggio, quello di allenarci sempre al massimo e soprattutto spingere forte per ottenere grandissimi risultati e grandissimi obiettivi. Ma la squadra deve migliorare sotto tanti aspetti, deve migliorare sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico. Questo comunque lo sapevamo, lo sappiamo e ci stiamo lavorando. È una squadra che quotidianamente lavora in un certo modo, è una squadra che quotidianamente cerca di migliorarsi, anche perché noi comunque non ci soffermiamo e fermiamo solo sotto l'aspetto dell'allenamento di un'ora e un quarto, un'ora e 20, un'ora e mezza, per quanto possa durare. C'è anche il post-allenamento dove il mio collaboratore, che è Giovanni Chiaiese, lavora molto sull'individualità tecnica, tattica, posturale dei giocatori nel migliorarsi. Questo lo stiamo facendo per cercare di trarre il massimo da ogni singolo giocatore. Giovinco e Varela sono giocatori di un certo spessore, sono giocatori forti, sappiamo cosa ci possono dare, ma è anche normale che il discorso fisico bisogna portarlo al massimo, però sono giocatori che sicuramente ci possono dare tanto.